Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come usare appunto la funzione audio 5.1 per creare Dolby Surround all'interno di Adobe Premiere. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Premiere, ho fatto un nuovo progetto, ora andiamo a fare una nuova composizione, quindi o andiamo in File, Nuova, Sequenza, oppure qua di sotto nuovo elemento, facciamo sequenza, selezioniamo il tipo di video che c'è più adatto a noi, io vado a rinominarlo, lo chiamo Dolby, dopodiché ci spostiamo, vedete qua sopra, su tracce, in master, clicchiamo, ci aprirà questo menu a tendina e andiamo a selezionare appunto 5.1. Stessa cosa facciamo negli audio qua, io al momento ne tengo solo uno perché me ne serve solo uno, comunque se voi ne tenete di più, l'importante è se cliccate qua di fianco vi apre questo menu a tendina e andiamo a mettere appunto 5.1, dopodiché facciamo ok e ci aprirà appunto la nostra sequenza e se fate caso qui sotto nella parte dell'audio c'è appunto 5.1. ora io vado a importare il mio intro, faccio doppio clic, vado a prendere solo l'audio perché intanto è solo quello che mi interessa, lo vado a mettere qua, come vedete lui ce lo mette in un'altra sequenza ma poi farà fede appunto a 5.1. andiamo a zoomare e se noi adesso andiamo a aprire il mixer traccia audio, non quello della clip è quello che ci seleziona qua, ma mixer tracce audio, se non ce l'avete andate in finestra. Come vedete qui c'è mixer clip audio e mixer tracce audio. Voi selezionate clip, cioè le selezionate tutte e due in modo che così avete tutti e due i tipi di mixer. E come vedete, appunto nel mixer delle tracce audio ci compare questa figura. Se noi adesso andiamo a fare play sul nostro audio, come vedete non succede nulla. Se però andiamo ad aprire la nostra sequenza, per farlo semplicemente ci portiamo sulla linea qui, trasciniamo in giù, oppure basta fare anche doppio clic qui di fianco, qui c'è questo simbolo dove possiamo appunto andargli a dire di inserire dei fotogrammi chiave. Se noi ci clicchiamo, come vedete, si apre questo menu a tendina, no? Dove possiamo andare a selezionare fotogrammi chiave clip, o quindi li andiamo a selezionare noi nel caso dovessimo andare a modificare. C'è fotogrammi chiave traccia del volume o del muto. Quello che interessa a noi è traccia padding. E andando a selezionare sinistra destra, fronte retro, centro o BFR, che sarebbero i bassi, il subwoofer, possiamo andare a modificare appunto all'interno della traccia lo spostamento dell'audio. Se io vado a fare da sinistra a destra, semplicemente prendiamo il nostro strumento penna qui di fianco, lo selezioniamo qui oppure clicchiamo P con la tastiera, io vado a selezionare un punto, quindi io fino a qui voglio che l'audio mi rimanga centrato, dopodiché vado a selezionare un altro punto e lo porto tutto a sinistra, lo lascio un po' a sinistra, dopodiché lo prendo e lo porto tutto a destra, io lo lascio un po', magari accorciamo leggermente per farlo più o meno simile, e dopodiché mi ritorno al centro. Se noi adesso andiamo a visualizzare questo grafico, facciamo play. Vedete che il pallino si muove a seconda del left o right che siamo andati a dargli. Ovviamente se volete sentire meglio indossate un paio di cuffie o di auricolari. Comunque già da questo grafico possiamo vedere che l'audio si sposta prima a sinistra e dopo a destra per poi ritornare al centro. Stessa cosa possiamo andare a fare traccia panning fronte e retro. Quindi clicchiamo,
gli diciamo qui vammi davanti, va il suono davanti, glielo lasciamo un po' davanti, dopodiché lo riportiamo dietro e lo torniamo a portare al centro. Se noi adesso andiamo a vedere il nostro grafico, come vedete parte al centro, poi mi si sposta in avanti a sinistra e come vedete fa tutto il giro fino a tornare al centro. Ovviamente per sentire il fronte e il retro bisognerebbe avere un impianto Dolby, anche con le cuffie o con gli auricolari davanti e dietro non si nota molto, quindi l'ideale sarebbe appunto ascoltarlo dopo su un impianto Dolby. Stessa cosa possiamo andare a fare col centro, se tenerlo al centro, spostarlo in avanti e tornarlo a mettere al centro. Quindi anche qui mi va a seguire i vari punti fino a tornarmi al centro, e idem con il subwoofer, che vabbè, al momento, non avendo ripeto un impianto Dolby, non possiamo andare a verificare, però come vedete qui mi va a aumentare, in questo caso, se io adesso lo vado ad alzare ancora di più, come vedete mi si aumenta il volume dei bassi. Questo, se qualcuno ne sa di musica, è la chiave di basso, quindi come vedete mi aumentano i bassi, mentre qui mi cambia la direzione destra e sinistra. Questo è molto comodo per fare appunto il suono di Dolby. Ripeto, l'ideale sarebbe avere ascoltarlo poi in un impianto Dolby Surround, appunto, qui riusciamo a sentire destra e sinistra. Comunque già in questo modo riusciamo ad andare comunque a selezionare soprattutto il left and right, i due canali, in modo da creare questo effetto, no, Dolby. Oltretutto, un'altra cosa che non vi ho detto, innanzitutto dal momento che voi andate a interagire sui fotogrammi viene automaticamente bloccata la clip, quindi non potete più muoverla. E un'altra cosa, noi possiamo benissimo dirgli, senza andare a interagire sui fotogrammi chiave, quindi se io torno a prendere adesso qui, eliminiamo tutto, eliminiamo anche la traccia audio, se io vado a reimportare la mia traccia audio, torniamo sul nostro mixer, io posso benissimo dirgli questa traccia, se io vado a spostare questo pallino, posso spostarlo anch'io manualmente, io gli vado a dire questa traccia tienmela tutta davanti e a sinistra. Io senti, come vedete, sentirò tutto fronte sinistra. Possiamo metterlo fronte centro, quindi mi sarà al centro. Possiamo metterlo tutto a destra e via dicendo, in basso o lasciarlo al centro. Quindi possiamo anche andare a interagire direttamente su questa immagine, andare anche a abbassare o abbassare i bassi, insomma qui possiamo andare a interagire completamente anche manualmente, appunto traccia per traccia, il nostro audio 5.1. bene, questo è tutto per quanto riguarda appunto questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande, richieste, insomma sentitevi liberi di scrivere, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!